Sicuramente Draghi ha un'autorevolezza che in Europa si può spendere, non sempre l'ha spesa finora. Tornando al tema, insomma, dell'agricoltura che trattiamo oggi, noi abbiamo stipulato con la Francia il trattato del Quirinale perché non è stato posto il problema del Nutri-Score, cioè del sistema etichettatura a semaforo di proprietà di un'agenzia del governo francese che si vuole imporre ai prodotti europei, devastando le nostre produzioni di eccellenza. Non mi pare che l'abbia fatto sempre, ma ha le carte in regola per giocare una partita che, diciamo, ricostruisca un equilibrio in Europa rispetto allo strapotere di alcune nazioni, perché l'Italia non è, diciamo, l'ultima ruota del carro nella dimensione europea, solo che non se ne rende conto. Draghi è sicuramente una persona che, se ha un vantaggio per noi tutti, è questa sua, appunto, capacità di interloquire da pari con chiunque. Deve utilizzarlo.